Con Valeo sostituisci con facilità il tuo filtro carburante in linea. Per sostituire il filtro hai bisogno di stracci, guanti, detersivo, vaschetta per la raccolta dei liquidi, cacciaviti, rampe, filtro nuovo, due morsetti. Salire sulle rampe e tirare il freno a mano. Sotto il veicolo localizza il filtro, vicino al serbatoio. Metti la vaschetta per la raccolta dei liquidi sotto il filtro. Utilizzando un cacciavite, smonta i due morsetti all'estremità del filtro. Rimuovi due tubi del filtro. Fai attenzione alla direzione di montaggio dei tubi. Svuota il carburante dal filtro. Svita il filtro dal supporto. Rimuovi il supporto con il filtro. Rimuovi il vecchio filtro dal supporto. Fai attenzione alla direzione di montaggio sul supporto. Monta il nuovo filtro assicurandoti della direzione di montaggio. Rimuovi il tappo dal filtro. Sostituisci il supporto nella giusta direzione. Rimonta il tutto. Posiziona i due nuovi morsetti su ogni tubo. Collega i tubi al filtro e poi stringi i morsetti senza danneggiare i tubi. Avvia il sistema di alimentazione girando la chiave di accensione come indicato nel manuale di istruzione del veicolo. Accendi il motore e lascialo acceso per diversi minuti, fin quando non viene raggiunta una velocità stabile dei giri del motore. Controlla che non ci siano perdite nel circuito. Non buttare il filtro usato nei rifiuti. Portalo con l'olio usato del motore nell'officina più vicina. Valeo raccomanda di cambiare il filtro ogni 30.000 km, ogni 2 anni, durante la normale manutenzione del veicolo.